almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't. It's gotta be all or nothing, all or nothing. Nintendo Switch, Pac-Man Spada. Dai, su, non perdiamo tempo. Finita la tempesta? Oh. Allora, cerchiamo gli ultimi Diglett di questa zona. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Chiedo umilmente scusa se sono, se sembro un po' rincoglionito, ma mi sono appena svegliato da un pisolo. E quindi sono ancora in fase REM.
Grazie, Neve. Gentilissimissima. Molto gentile. Quanti ne mancano? Un divlet è rimasto. Allora, da qua si vede qualcosa? Direi di no, non si vede niente. Ciao Old, sì, tutto bene, te? Grazie Riccardo! Benvenuto nella ciurma! Grazie Old! Mi fa piacere che vada tutto bene. Sì, sto cercando i Diglett. È una roba incredibile cercare i Diglett. Mi si incrociano gli occhi, che è una roba. Auguri di cosa? Infatti alcuni si nascondono proprio all'interno. Sono dei vigliacchissimi. Quale festività mi sono perso, Capuccio? Comunque benvenuto. Innanzitutto benvenuto. Ah! Sì, il 9 dicembre. Grazie, grazie lo stesso, anche se in ritardo, non ti preoccupare, grazie. No, il 9 dicembre, è un po' in ritardo lui. Un attimino. Ma non è un problema, gli auguri si prendono sempre volentieri. Sempre forza Inter. Amala. Amala sempre. Così a caso un'iperpozione? Mi fa piacere. Direi che senza tempesta di sabbia dovrei vederli meglio. Allora, è stato meraviglioso. Il tragitto è ancora lungo, non dobbiamo festeggiare prima del tempo. Le insidie sono sempre dietro l'angolo. Ma l'altro ieri sera, domenica sera. Ah no, ma quello sempre, pensare sempre positivo. Però la domenica sera veramente è stata tanta roba. Contando la tensione del prepartita. Contando la pressione del prepartita è stata tanta roba.
Stai buono, Ryorn. Contando che nessuno lo faceva, quest'anno c'è questa cosa che... questa cosa che l'Inter deve, l'Inter non è che deve, tutte le squadre devono. Ragazzi, non trovo l'ultimo. Questo è grave. Con calma. Calma e sangue freddo, ragazzi. Calma e sangue freddo. Ciao, patato. Beh, hanno due stili di gioco differenti. Non per forza una migliore dell'altra. Diciamo che uno esprime un calcio un po' più arrembante. L'altro un po' più sulla difesa e le ripartenze. O meglio, più che altro uno sul mi chiudo dietro e poi spero... spero nel miracolo, gli altri noi no. La Roma è sempre dura. La Roma è dura perché comunque i giocatori ce li ha. Adesso sai, sono sul cambio allenatore tutto quanto, sicuramente De Rossi avrà fatto un discorsetto dei suoi, ci può stare che siano sulla cresta dell'onda dell'emotività. Poi ripeto, le qualità ce le hanno, i giocatori sono di qualità, insomma non è che sono gli ultimi arrivati. In conseguenza la Roma è una buona squadra da tenere, insomma, in considerazione questo fatto. Ciao Esfalco! Grazie Esfalco! Allora, tornando a noi. Voi vedete un ciuffetto? Ah no, non solo per Lukaku, però sarebbe una bella cosa. Trovato. Grande! E anche questa zona l'abbiamo finita. Ora torniamo un attimo. Allora, Pokémon. No, mappa. Dobbiamo andarci un attimo a curare, fare un po' di cose, poi continuiamo. Allora, l'acquitrino l'abbiamo fatto. La pianura in chino l'abbiamo fatta. Baia fatta. Grotta fatta.
Bosco fatto. Spiaggia sfida fatta. Cammino sfida fatto, antro scontro fatto. Quindi rimane solo tutto il circondario. Che? Detto tutto, detto niente. Andiamo qua, va. Sì. Sì, fai riposare. Continuiamo l'arredamento della palestra qua, del dojo. No, non mi puoi aiutare. Tutti! Macrocosmos Lifestyle, sono Tania. Grazie Alex. Tutto qui? Qual è il prossimo obiettivo? Ah, ok, va bene. Tornando a noi. Allora, curato, mi sono curato. Andiamo. Grazie Alex! Benvenuto nella ciurma! È sempre bello sentir ridere Brooke. Allora, Marginico, partiamo dal Marginico. È uno dei più bei giochi Pokémon, obiettivamente parlando. Ah, mi mancano tutti quelli del mare, delle isolotte del mare. Cambio Pokémon in prima fila e mettiamo Venusaur. Vieni qua, dai. È apparso un Sharpedo. Quindi, Fior Tempesta. Molto molto bene. Ma io non ho fatto una cosa. Ma che pirla. Ma che pirla. Rimanete lì. Non muovetevi di una virgola. Allora, questo. Ok, ci siamo. Si dovrebbe vedere. Ok, ci vede. Un altro. Dai. Un altro Sharpedo, un altro Fior Tempesta. Lo sistemiamo e andiamo avanti. È più veloce. Ci sta, si può stare. Ok, si comincia da qua. Uno trovato.
Quanti ne mancano? 10 Diglett. Una baseball. Un ditto. Forse mi manca. Sì, mi manca. Dai, fagli un sonnifaro. Questa è dura. Non lo poteva raggiungere. Ah, era salto. Troppo per lui. Beh, vabbè. Borsa. Casualmente un altro dip. È destino che io provi di catturarlo. Almeno dorme. Va bene, proviamo a indebolirlo, va. Doppiatore. E... infame. Bravo Giuggiolo.
interessi in comune. Se il Pokémon rimane infatuato, contagia anche il nemico. Va bene. Una baseball. Ah. Mi ha tardito. Desio blocco. Ok, mappa. Tecnicamente ci sono altre isole, ancora più in là. Ma in là dove? Tranquillo, Chancy, ce ne ho già uno. Ciao Marco, bentornato in live. Se vado in qua. Prego. La mappa è così. Sì, un po' più piccola. Allora, qua c'ero prima. Vabbè, andiamo di isoletta in isoletta e vediamo cosa succede. Dritti per dritti. Devo insegnare una tecnica a ben usare per ricaricarsi con i nemici. Pensiamo subito. Borsa. Fanseme bomba no, battiterra, sanguisuga, lo c'è, favol, vendetta, lo sai. Sottil qua, breccia, stridio, farcela, no. Boh, non ne ho. Vabbè, fa niente. Maronnami. Un clowncar. Ce l'ho già, se ne bomba.
E qua ci sono già stato. Trovato. Ehi. Qua c'è solo quello, vero? Sì. Via! Eccolo là, un altro. Oh, perla. 100 watt. Altri shot. Vediamo se qua ce n'è ancora prima di abbandonare. Direi che possiamo andare là. Via! Via 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 via! Veloce 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 veloce! Urca, ho mancato il mantiche! Alle spalle! Borsa. Allora, là. Venusaur domina. Ok. 6 Diglett. Direi che qua non ce ne sono altri, quindi allora
Direi di dover andare là. Ah, oh, lì c'è un Diglett. Ok. Direi qua no. Tu cos'è che volevi? Vai. Cosa farebbe? Bravo. Quindi altri tre Diglett. Ipotizziamo qua. Infatti uno è qua. Altri due Diglett. Allora, quindi in teoria io sono qua. E sempre in teoria ho già guardato ovunque. Qua, non là, qua. Proviamo a tornare lì. Magari me ne è sfuggito qualcuno. Ciao Manuel. Grande GP23, gentilissima.
Dici là? Sotto l'albero? Forse intendevi quello di prima. Ancora prima? Io lì non ci sono alberi, quindi... Via! Allora, ce l'ho già, fuga. Allora, qua direi di no. Gyarados. Si vede che vuoi perire sotto i colpi di seme bomba. E allora chi sono io per negartelo? Allora, sotto un albero, dicevi?
fuga. Forse l'ho già preso quello, che dici te? Vero. Siamo lì sulla costa. Allora, qua mi sa che li ho trovati tutti. Perché mi va via? Allora. Maronna. Non ho capito cosa vuoi fare. No, 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 ma che stai a dire? Ma che vuoi fare? Veloce. Sono parecchio veloci.
non lo stanno. Perché poi mi sa che di qua è un altro mare. E infatti. Allora, fatemi pensare, eh. Fatemi pensare. Quali mi mancano? Allora, là mi sa che ce ne devono essere tre, li ho trovati tutti e tre. Oh, ce n'era uno qua. Guarda, aver trovato tutto. Quello che era qua l'ho trovato. Quello che era qua l'ho trovato. Facciamoci di nuovo il giro tutto.
che buono. Uno stava qua, l'ho trovato. Uno stava là e l'ho trovato. Addirittura in due. Uno stava qua. Grande, grandissimo. Allora. Allora, vediamo la visuale. Che c'ha lui? Sono sicuramente su quest'isola, i due mancanti. Eccolo qua uno, guardalo dov'era. Poi un diglett. Ah, poi.
Non è per niente facile. Allora, uno, due. Trovato, trovato. Sì. È per forza qua. Ciao Agon! Oh, grandissimo! Immaginavo che fosse comunque una lingua orientale, orientaleggiante. Ma conosci il giapponese o usi Google Translate come me? Sto male, non trovo l'ultimo diglet. Beato te che c'hai la testa per studiarlo. Io manco quella. Hai aprima o poi lo trovo. Se non è oggi sarà domani. Cioè dopodomani, perché domani non ci sono. Allora. Allora. Con prospettiva così. Ok. Quindi dov'è? Ok, da questa prospettiva. E là, ok, ci siamo da qua.
ci siamo quasi. Oh, questo l'ho già preso. Mi sto provando ad aiutare, eh. Non è che... Questo non ci sono. Se io prendo una roccia mentre guardo la roccia. Vicino alla roccia. Forse l'altra roccia. Appunto mi viene da dire che non è qua. Trovato! Ah! Il marginnico l'abbiamo fatto. Mappa. Sì, usiamo il volo taxi. Mamma che fatica. Allora, la live di oggi termina qua. Siamo riusciti a terminare il marginnico. Quindi adesso rimane. Il Mar Linea Pelago. Il Mar Sperdi Pelago. Isola Quietania e il Mar Quietania, quindi rimangono 1, 2, 3, 4, forse ce la facciamo, forse. Detto ciò, ce l'abbiamo, scusate lo sbadiglio. Vi ricordo che questa live verrà caricata sul mio canale YouTube, trovate il link in bio. Vi ricordo inoltre che domani non ci sono e ci vediamo direttamente giovedì ore 20 come al solito, quindi ci troviamo di nuovo con Pokémon Spada, tante care cose. Anzi, prima dei saluti, grazie delle donazioni, grazie dei mi piace, grazie della compagnia che è molto molto importante anche quella, e tante care cose, fate bravi, non fate sciocchezze. Alla prossima, vi voglio bene.